Venerdì 18 settembre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, un incendio è divampato all'interno di un prefabbricato della metropolitana milanese nei pressi della stazione Forlanini FS del passante in via Alfonso Gatto. La causa è stata attribuita ad un cortocircuito di una stufetta elettrica avvenuto in un ufficio al secondo piano. Al momento dell'incendio gli impiegati erano fuori a pranzo e non sono stati segnalati i feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sui posto con 7 mezzi riuscendo a domare rapidamente le fiamme. Per motivi di sicurezza è stato rallentato il traffico ferroviario sulla linea Milano-Bologna per circa mezz'ora durante le operazioni di spegnimento. In seguito all'appello fatto dai milanesi, dall'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino, sono state organizzate 2 giornate straordinarie di mobilitazione civica. Sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 10 alle 18, 6 luoghi della città saranno aperti a tutti i cittadini che vorranno donare indumenti e prodotti per l'igiene personale, preferibilmente tute e scarpe da ginnastica, che saranno raccolti e distribuiti dal comune e dalle associazioni del terzo settore a chi si trova in difficoltà. Fra i centri di raccolta, Casa di Annacci in Viale Ortles, l'ex CIE di Via Corelli e la Fondazione Progetto Arca di Via Aldini. Come abbiamo dato nei giorni scorsi questa notizia, come comunque era prevedibile, è stato appunto confermato che Expo non potrà prolungarsi oltre il 31 ottobre, anche per le esigenze comunque dei vari paesi di smantellare i propri padiglioni come da contratto. Dopo quella data però Padiglione Italia resterà sul sito e per questo la CISL milanese ha chiesto di prolungare l'apertura fino a gennaio 2016. I due dirigenti sindacali Danilo Galvagni e Renato Zambelli hanno inviato la proposta al commissario unico di Expo Giuseppe Sala, ritenendo utile il prolungamento dell'apertura per mantenere alta attenzione sul sito espositivo. Chiudiamo parlando come sempre di cultura. In occasione delle giornate europee del patrimonio 2015, sabato 18 e domenica 20 settembre, Milano apre le porte di mostre e musei con numerosi appuntamenti, convegni, visite guidate e spettacoli speciali dedicati alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città. La manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea mira a potenziare e a favorire il dibattito e lo scambio culturale tra le diverse nazioni europee. Inoltre quest'anno la coincidenza con il periodo di apertura dell'Expo ha dato uno spunto per sviluppare le visite guidate sperimentali e le iniziative intorno al tema dell'alimentazione. Per oggi è tutto, con questo io vi saluto, l'appuntamento è a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!